Bagnoli. Maxi Controllo questa mattina all'ex base dell'aeronautica militare di San Siro. Una task force composta da carabinieri, agenti di polizia locale, vigili del fuoco, responsabili dell'ufficio igiene dell'ULS e Ufficio del Lavoro si sono trovati per un controllo incrociato sulla struttura da mesi al centro di violente polemiche da parte di residenti e migranti. I militari sono rimasti per ore nella struttura, passando al vaglio tutti i libri contabili. Controlli all'alba anche al campo nomadi di Via Longhin: 24 i militari impiegati più l'elicottero da Treviso, 14. 12 le autocontrollate, 29 le persone identificate.